Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di muscoli a vita. Mi vedete qui nella mia nuova dimora a Bath, ma non ho assolutamente tempo di farvi vedere tutta la stanza o tutta la casa. Questo lo farò in un prossimo video, vi farò tutto un tour, ma oggi devo fare prestissimo, che mi manca veramente mezz'oretta per andare a prendere il treno, perché andremo a trovare un carissimo amico a Londra. Se sapete chi è, lasciatelo nei commenti. Se invece siete nuovi e non l'avete mai visto, vi assicuro che vi farà divertire molto. Iniziamo questo vlog. Comunque ragazzi, ieri sera sono uscito, sono andato a farmi un paio di drink con degli amici che ovviamente ho ritrovato qua a Bath, e sinceramente mi sono svegliato stamattina e ero tipo: oddio, mi sento un sacco rincoglionito. Quindi non sapevo se alla fine il vlog ce la facevo a farlo o no, però adesso mi sento benissimo. Queste erano le scalinate di casa, siamo praticamente esattamente sulla piazza con un baretto qua accanto, un altro baretto là, e io sono al secondo piano che vedete su questa casa proprio centrale della piazza. Poi qua camminando in piazza c'è un super albero e qualche vegetable stand, quindi qua se devo comprare della frutta fresca, no problem, frutta e verdura, che in Inghilterra di solito non trovate niente. Quindi location della casa pazzesca, andiamo a prendere il treno. L'iPhone 8, vorrei, ma non posso. Ah, ragazzi, eccoci nella piazza della stazione qua a Bath. Vi farò vedere in generale la città un po' più nel dettaglio, magari un altro video, che oggi sto partendo e non ho abbastanza tempo. Comunque è veramente divertente quando metto la telecamera e magari faccio queste cose e poi la gente mi guarda, e ragazzi, a volte mi guarda proprio come se fossi un cretino. Comunque sì, che vi devo dire. Le 12:30 e come ben sapete io faccio il digiuno intermittente, e infatti non ho ancora mangiato nulla, però vedo uno Starbucks proprio là, penso di andarmi a fare una cup of tea, come direbbero gli inglesi. E qua con il tè. Eccoci qua ragazzi, stiamo salendo sul treno, dovrebbe metterci un'oretta e mezza e non 3 ore come del Manchester, quindi fra un'oretta e mezza saremo a Londra. Siamo scesi a London Paddington, ovviamente sto aspettando Simon che verrà a prendermi. Nel frattempo mi mangio uno di questi protein cookie. Come sapete sono probabilmente i miei snack proteici preferiti, perché contengono 40 grammi di proteine e quando sto in viaggio è veramente un'ottima cosa. Quindi mi faccio il protein cookie e vediamo un po' se vediamo Simon. PS, mi sono dimenticato di dirvi, con questo sto praticamente break my fast, quindi interrompo il digiuno intermittente, e sono la bellezza delle 2:20, proprio secondo l'orologio. Where is my bro? Ragazzi, io ho trovato il mio bro. Bella ragazzi, tutto a posto, tutto a posto. Sì, andiamo a casa mia. Andiamo a casa? Sì, sì, mangiamo, poi vado a loro. Andiamo là. Che poi sì. Ah, Sammy, vuoi raccontare? Quindi abbiamo preso il posto sbagliato. Abbiamo preso la metro sbagliata, ragazzi, però. Ma te non abiti qua? Sì, sì, da qualche parte, sì. Prima volta a fare. Siamo appena usciti alla fermata della metro di Parsons Green, che è la stessa fermata per andare a casa di Simon. Yes. E lei è proprio qua dove c'è stato l'attentato un po' di tempo fa, non so se si è sentito in Italia, sembra quante, 2 settimane fa, sì, sì, c'era stato una bomba che non è esplosa, comunque è esplosa a metà proprio qua alla fermata di Simon. Pensate voi, questo terrorismo che si avvicina così tanto alle nostre case. Le casette di Fulham, praticamente Simon abita a Fulham, che è un posto di middle high class o comunque working class a Londra. Bellissimo, molto molto bello. Siamo arrivati a casa di Simon, ci vai a vedere casa? Vi faccio vedere, dai. Allora, questa è casa, camera mia, qua un po' casino, però non vedi, oddio no. Eh sì, vabbè, la stessa. Questa poi è la camera di mia sorella, un po' casinata. Questa è il master bedroom, però ovviamente lei ha trovato un appartamento, quindi si becca bella stanza, più grande. Bella, bella, bella. E questo è il salotto, caso, un bel salotto qua. Ma il giardino a Londra non è disegno. Non è un giardino, è un finto. E poi, non male. Andiamo qua sotto, qua abbiamo il bagno, niente di che, e poi la cucina molto piccola che sta qua. E niente, questa è come si vive a Londra da studente, ragazzi. Studente lavoratore. Sì, studente lavoratore. Vai, siamo? Sì. Allora ragazzi, primo passo della giornata, un po' più serio, ovviamente inizio con una San Pellegrino. Ho smesso praticamente di bere Coca-Cola o Monster, queste cose qua, sto provando a limitare i zuccheri e soprattutto i dolci piccanti. E mi faccio ovviamente, ho trovato questa bresaola italiana da Waitrose, quindi ho deciso di farmi un panino con della bresaola e un panino alle olive. Quindi io mi mangio questo, Simon ha un altro panino, noi ci godiamo questo, poi Simon andrà al lavoro e noi non so che facciamo. Boh. È calata la notte, io sto camminando verso il posto dove lavora Simon, GBK a Waterloo, farò una bella cena penso con un buon hamburger e mi farò servire ovviamente da Simon,
Mi dispiace che in questo video non vi ho fatto vedere praticamente alcuna clip della palestra, ma praticamente sto facendo un deload week, ovvero dopo 8 o 12 settimane in cui mi alleno in palestra faccio sempre una settimana di scarico. Quindi questa è la mia settimana di scarico. Di solito vado in palestra riducendo il volume del 50%, però in questo caso, dato che mi sono trasferito a Bath, ho praticamente deciso di fare 4 giorni in cui proprio ho finito la palestra. Questo è il quinto giorno e da domani riprendo con gli allenamenti. Quindi mi dispiace, ma nel prossimo vlog vedrete sicuramente qualche clip della palestra. I viaggioni nella tuta. Che complessi assurdi. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo sopravvissuto la tube. Sono stati 40 minuti di tube e ho speso ben 5 pounds. Mi ero dimenticato Londra quanto fosse grande e quanto costa effettivamente. E piove pure. E però eccoci arrivati al Gourmet Burger Kitchen. Andiamo a dire ciao a Sammy, va? A Sammy, che stai a fare? Che stai a fare? Oh. Quanto rimorchia il nostro Sammy, oh! Quanto stai a rimorchiare, Sammy? Simon, De Stefa, il shake, che ore sono? Sì, ragazzi, che ore sono? Un po' tardi. E? Non so, racconta un po', racconta un po', perché oggi stavo dicendo prima che non ce l'abbiamo fatta. Parlo a bassa voce perché sua sorella dorme, no? Oggi ho detto a loro, non abbiamo fatto vedere niente di gym, no, purtroppo, non abbiamo fatto vedere la palestra, però nei prossimi vlog sicuramente andremo in palestra. Però oggi volevo parlare quindi un sacco più di motivazione. E niente, volevo dire, te che fai? Come mai ti vedi questo shake adesso a due di notte? Sì, vabbè ragazzi, come avete visto io ho lavorato oggi, di solito non lavoro durante la settimana, però questa settimana non c'era tanta gente che poteva lavorare, quindi io ho detto al boss che potevo entrare, però di solito lavoro venerdì, sabato e domenica, non ho tanto tempo libero, il tempo che ho vado in palestra. Lo shake per esempio è uno che mi faccio ogni giorno, è da MyProtein, si ritorna a mezzanotte a casa, si fa a mezzanotte. Simon in realtà vorrebbe essere un attore. Sì, io volevo fare l'attore. E sto andando all'università, adesso sto al mio quarto anno e ovviamente per pagare le bollette, pagare l'università, pagare tutto ciò, ragazzi, non arriverà mai nessuno che vi darà quello che volete voi. Dovete sempre comunque lavorare e lavorare veramente tanto per ottenere quello che volete. Ad esempio Simon sì, vuole essere un attore, però in questo momento sta studiando all'università e per pagare la casa in Londra, per pagare l'università eccetera eccetera, deve per forza di cose anche lavorare, quindi lavora. Esatto, sì, è una decisione. Ovviamente io ho i genitori che stanno a Roma, che potrebbero pagare, però secondo me ragazzi alla fine, cioè, io ho 22 anni, Giulio ha 21, quindi a una certa comunque arriviamo al punto dove non possiamo più sempre stare dietro ai genitori. Esatto, ragazzi. E quindi sì, la decisione adesso, i soldi sono miei, l'ho fatti io, lavoro, però almeno dentro di me so che sto facendo la cosa giusta e è l'unico modo per diventare grandi, ecco. Ecco, quindi ragazzi, un consiglio e poi concludiamo comunque qua il vlog. Se voi veramente siete molto motivati, determinati, volete ottenere qualcosa nella vita, ricordatevi che dovete lavorare tanto, perché nessuno verrà a darvi quello che volete. Anche Simon, che nonostante voglia fare l'attore e tutto, non verrà mai nessuno che dirà Simon tieni, diventa un attore, dovrai uscire, dovrai farti il culo fuori, lavorare per pagare le bollette e in più nel tempo libero provare al massimo di provini, quello che è, comunque eccetera. Make your own luck, come si dice. Il consiglio che abbiamo noi è, lo so che in Italia un sacco di gente anche aspetta che magari rimane in casa fino a oltre 25 anni, 25, 26, 30 anni, però se voi volete ottenere veramente qualcosa, vi dico, questi anni, 20 anni è quando avete più energia e quando potete veramente farvi il culo per ottenere quello che volete, e adesso che dovete put in the work, perché così poi vedete che avrete risultati il prima possibile. Quindi qualsiasi cosa sia, se volete iniziare una scuola, andare all'università, fare una carriera, non so, fare un proprio business, iniziate il prima possibile. Farete degli errori, quello sicuramente, ma prima iniziate, prima imparerete dagli errori. Sarete pronti, ecco, ai misteri che sono nella vita, no? Esatto. Queste cose che, esatto. Queste cose nuove. Esatto. E questi sono, semplicemente, come direbbe gli inglesi, sono i two cents detti da noi a luna di mattina. Simon che si fa lo shake, dato che sta a fare gains. Sì, lo sapete. Dopo una lunga giornata di lavoro, poi domani un po' di scuola ancora. Domani scuola, però vedrete. Ci saranno tante cose da fare domani. Dai, noi vi portiamo un sacco di bei vlog. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Assolutamente, dovete iscrivere.
tutta quella gente là che guarda ogni giorno però non è iscritta, iscrivete tutta quella gente là che guarda, non ti butta il like, buttate un like, dai ragazzi, aiutateci a costruire questo canale, a raggiungere più gente possibile. Detto questo, noi vi ringraziamo veramente tanto, che alla fine ci divertiamo un sacco a fare video, assolutamente, e è tutto grazie a voi, cioè quando voi ci mettete like è una carica che ci spinge a fare altri video, quindi vi vogliamo ringraziare a tutti e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao.